Sì, buonasera, anch'io voglio ringraziare quelli che questa sera hanno deciso di partecipare a questa iniziativa organizzata dalla zona del Partito Democratico, così come voglio ringraziare il consigliere regionale Scaramuzza che segue i problemi sociosanitari della federazione del provinciale del Partito Democratico. Potrebbe sembrare questa sera che siamo tutti d'accordo, che tutto va bene, che non ci sono dei problemi e quindi ci siamo trovati per una chiacchierata. Io non credo sia così, anzi io sono fortemente preoccupato, nel senso che le decisioni devono corrispondere poi ai fatti, perché quello che preoccupa maggiormente la nostra comunità è proprio questa. Allora, noi questa sera parliamo di piano regionale, sociosanitario regionale e quindi ci sforzeremo tutti di capire qual è il contributo che possiamo dare alla stesura migliore di questo piano. Lo diceva già Coccolo, Alessandro, prima che noi comunque come gruppi consigliari di maggioranza abbiamo deciso di fare un'iniziativa giovedì 24 dalle 9 a mezzogiorno, quello sarà poi, faremo con anche altri colleghi sindaci una conferenza stampa, perché invece siamo molto ma molto preoccupati di come stanno avanti le cose. Però io capisco che l'attuale presidente Tamai ha fatto una sola conferenza, è stato appena eletto e quindi le riconosciamo anche, peraltro non è neanche da molto tempo sindaco, quindi non è un sindaco storico che ha partecipato a tutte le fasi passate, quindi gli riconosciamo la buona volontà e l'impegno di lavorare e di tentare di fare squadra, perché solo se il territorio fa squadra noi riusciamo a non farci governare dagli altri. Allora, il primo esempio che noi abbiamo assistito recentemente, tanto per farne uno, ma lo dico perché sulla stampa, perché viaggia nei media, perché viaggia nel network, che i due presidenti della conferenza dei sindaci della sanità e della legge 16, non me ne voglia da mai che non c'entra, forse è anche lui vittima di questa situazione, dove si è deciso che chi ha la forza comanda. 12 sindaci della Venezia orientale sono di centrodestra, 8 sono di centrosinistra, cosa volete da noi? Ci arrangiamo per conto nostro. Questa è stata la scelta che per la prima volta nella storia della conferenza i partiti politici hanno espropriato i sindaci di una possibilità di discutere la propria organizzazione all'interno delle regole regionali. Questa è la verità, non è che qualcuno se l'è sognata, è andata così, ci è stato chiaramente detto chi ha la forza comanda. Bene, io ringrazio questa sera Tamai, il presidente, che invece ha invertito questa impostazione e che dice che vuole lavorare all'interno della conferenza trovando un'unità all'interno del territorio. È una grande novità, io le faccio tanti auguri. Io mi auguro che questo possa realizzarsi, sono, con quello che ho oggi come informazione, sono molto pessimista, anche se metterò il mio impegno per raggiungere questo obiettivo. Cosa ha deciso la conferenza dei sindaci? Noi non possiamo dire alla gente quello che non c'è. La conferenza dei sindaci, con grande sacrificio di entrambi, ha a dicembre votato un'organizzazione ospedaliera basata su due ospedali, su proposta della direzione dell'ULS. E siccome io facevo parte dell'esecutivo dell'ULS, a domanda precisa al direttore generale, la proposta riorganizzativa che lei pone alla conferenza di sindaci deve essere validata dalla regione o è una prerogativa che ha la direzione strategica dell'AS10? La risposta è stata questa: quello che voi state votando questa sera non ha bisogno di vincoli, è all'interno delle prerogative della direzione strategica, perché non va a intaccare né le schede
ne va a attaccare, va a intaccare il piano socio-sanitario precedente, e altrimenti ci saremmo posti alcuni problemi. Cosa prevedeva quella, con quella decisione? Due ospedali, San Donato e Portogallo, e un ospedale riabilitativo di Jesolo. Se voi prendete l'ultimo verbale che ho qua, che il Presidente non ha ancora firmato, è l'esito dell'ultima conferenza dei sindaci, che ha sostanzialmente sottolineato le cose che vi sto dicendo, con la cosa che mi ero dimenticato di dirvi, che si era astenuto Cazzavara, sindaco di Jesolo, e sindaco di Portogallo era uscito non perché non convalidava l'organizzazione, ma perché c'era il tema che è stato posto dei punti nascita. Allora io vorrei chiedere al direttore generale perché è passato un anno e non si è fatto niente. È una domanda che voglio formalizzare in questa sede, perché altrimenti facciamo fatica a comprendere e a chi credere, a chi seguire e come agire. A me pare che da quella volta sia successo tutto l'opposto. Se io dovessi prendere cosa sta succedendo a Portogallo, sta succedendo a Portogallo che questa incertezza crea una fuga di persone importanti, diciamo così, perché se dico fuga di persone, i più bravi vanno via, mi strumentalizzano. Non è che vanno via i più bravi, vanno via delle persone capaci, perché non hanno avuto risposte dalla direzione dell'ASL e perché non si sentono sicuri di continuare il loro lavoro se non sanno che prospettive hanno per il loro futuro, e quindi si guardano attorno, cercano di trovare una soluzione stabile. Allora, quello che io noto in un'azienda, come ha detto Tamai prima, che dobbiamo trattare la sanità anche avvicinandosi ai criteri delle imprese. Se io so che un primario va in pensione, mi attrezzo tanto tempo prima per fare il bando, per formarlo, per affiancarlo, e se ci credo, e poi continuare il percorso di attività. Se un primario mi chiede di andare via, mi fisso il tempo necessario per creare la sostituzione. Non mi si può sempre dire noi facciamo i bandi e poi non c'è nessuno che vuole venire, perché le persone vengono se c'è continuità, sicurezza, strumenti e possibilità di migliorare. Allora, io sono stato ieri, come vi ho fatto l'esempio, del pronto soccorso. Io del pronto soccorso ormai sono una persona che alla mattina vado volentieri a vedere cosa succede in ospedale. Ma a me è successo l'altro ieri, in un reparto, dove un primario mi ha detto: lei è fortunato, perché la carta che lei si pulisce dopo aver fatto, come si dice a Sant'Andrea, una... No. È la velocità del... Ecco doppio. Ed lei è fortunato, fa, perché non macchia quella specie di vasellina, di gel che ci mettono sopra. Lei è fortunato, perché per fortuna questa sera lei ha la carta, perché se veniva ieri forse la carta per pulirsi non ce l'aveva. E quello che posso dire è che, siccome non mi danno la pellicola, perché non ho la pellicola, io le scrivo il referto su un pezzo di carta, non le posso dare la pellicola. Immaginate che sanno chi sono, e quindi questo ho avuto l'atteggiamento, ovviamente il primario non c'entra niente, l'operatore non c'entra niente, questo è quello che può vivere una persona che ha bisogno di un servizio. E lo hanno fatto verso un sindaco, figuriamoci se ci va un cittadino normale, non perché il sindaco è migliore di altri, ma perché normalmente c'è un'attenzione per il ruolo che svolge, e quindi figuriamoci per un cittadino medio che si presenta e ha un bisogno. Se va il sindaco di Taglio la stessa cosa, perché non è riconosciuto. No, ma io non volevo fare differenze in questo caso, volevo solamente dire, mettere in evidenza che mancava la carta e che non c'era la pellicola. E questo mi voglio collegare al fatto che il Presidente a conferenza di sindaci ha detto quanti soldi sono in ammortamento, quanti soldi sono stati spesi in manutenzione, e arriviamo alla stessa conclusione. Vuol dire che non si continua a non investire, non si continua a dare i mezzi per poter operare, e a un primario o un medico, se non le dà i mezzi per operare, non può, vuol dire, fidarsi di stare qua, se ne va via. E un po' alla volta io ho la preoccupazione che qualcuno ci dirà a fine percorso
che non è colpa loro, ma per la salute dei cittadini e per la qualità, bisogna non più organizzarsi su due ospedali, ma forse su uno, perché ormai non ci sono le persone che siano in grado di garantire la qualità. Questo è quello che noi non vogliamo. Questo è quello che noi, e la preoccupazione è forte. L'altra questione che vorrei porre, perché mi è stata posta, e Tamai, che è presidente che è qui, collega sindaco, è il problema dell'RSA, che bisogna anche su questo fare chiarezza. Allora, noi abbiamo votato in consiglio comunale con il direttore generale una convenzione per un polo ospedaliero. Dopodiché ci hanno spiegato, ci hanno detto che forse quel protocollo d'intesa non andava più bene perché la regione non aveva le risorse per fare le RSA. Tenete conto che la regione Veneto deve fare, anzi la 10, deve fare due RSA sole, direttamente, di 120 posti, una a Portoguaro e una a San Donato. Bene, ci hanno detto per un po' di tempo che la colpa era nostra, perché c'era stato il commissario, perché c'era cambiato l'amministrazione, che quindi bisognava fare il PAT, che è lo strumento urbanistico, e che quindi l'RSA non si faceva, come d'altronde hanno detto a San Donato per altri versi, non si faceva perché c'era l'indisponibilità da parte del comune a mettere a disposizione l'area. Ci siamo insediati, abbiamo detto bene, noi riteniamo, cambiamo idea, anzi, l'RSA lo facciamo all'ospedale vecchio. Bene, tanto è passato un anno, l'ospedale vecchio ha destinazione sanitaria, non si capisce per quale ragione adesso non va avanti, perché se prima la responsabilità era dell'amministrazione comunale perché non metteva a disposizione l'area, oggi l'area ce l'hanno, a chi svolge funzioni di stampa, voglio anche dire che è arrivato anche il parere della sovrintendenza, perché c'era anche, fino per un certo periodo ci hanno detto che non ci si poteva intervenire perché c'era un sovrintendente che doveva decidere se si poteva mettere mani all'ospedale vecchio, e adesso ci dicono che questo invece anche la sovrintendente dà il parere e rimane tutto lì. Allora voi capite che si ferma, siccome le due RSA sono legate in modo particolare all'ospedale, per le ragioni che dice il piano sociosanitario, RSA 60 giorni, si riduce la permanenza in ospedale e quindi c'è bisogno dell'RSA. L'RSA non parte. Anzi, siccome mi sono arrabbiato, credo, era previsto un impegno, un incontro con il direttore generale, vedete che parlo molto direttamente così ci capiamo tutti una volta per tutte, e questo incontro è stato rinviato. Quindi io sono fortemente preoccupato per il fatto che non va avanti l'RSA. Non ci sono alibi. Io credo che l'RSA non va avanti perché la Regione Veneto, attraverso il suo direttore generale, sta cercando un finanziatore che realizzi e gestisca l'RSA, perché le risorse non ci sono. Allora, se è questo, ce lo dicono direttamente. Non ci girano attorno al problema, ci dicono guardate, la situazione è questa, stiamo cercando questo ragionamento. L'altra questione dei distretti, mi si pone il problema dei distretti, è che non si convoca o non si nomina l'esecutivo, lo leggo dal verbale dell'ultima riunione. Noi in conferenza di sindaci abbiamo già deciso, per la parte di nostra competenza, che i distretti, il terzo distretto turistico era fallito, che dovevano esserci solamente due distretti, uno a San Donato e uno a Portoguaro, e hanno girato un po' qui un po' l'ostacolo, ci hanno un po' giocato, non so, insomma, hanno detto facciamo due subdistretti, due distretti con due subdistretti, sostanzialmente San Donato verso Jesolo e Portoguaro verso Caore e San Michele. Anche questo non si capisce, è buttato tutto a macero. Piani di zona, sociale e sanitario. Io ve lo dico così, lo dico, so che sono in diretta, il comune di Portoguaro, spero anche gli altri sindaci, da oggi in poi dovrebbero, noi lo facciamo, pretendere come vengono spesi i soldi e documentati i soldi di competenza dei comuni del sociale all'interno dei piani di zona. Perché l'impressione che ne abbiamo dato è che nessuno è in grado di quantificarlo fino in fondo e che credo, ma io uso molto il condizionale in questo caso,
che tutti i soldi della prevenzione che sono dentro i bilanci, sia regionale che all'interno della ripartizione delle UIS, alla fine quelli che sono sulla prevenzione vanno a riparare o a coprire costi di altre attività. Quindi vedete, io non voglio, perché potrei parlare per un'ora e mezza, ma io non credo che sia questa la serata. Io pongo una serie, due o tre questioni, perché le altre le affronteremo il 24 quando faremo il presidio dell'ospedale. Noi non vogliamo difendere Tukur con un complesso ospedaliero. Vogliamo lavorare sulla qualità del servizio, vogliamo avere, ridurre le liste d'attesa, vogliamo vedere dei pronti soccorsi efficienti, vogliamo l'RSA e vogliamo, così come abbiamo concordato all'interno della conferenza dei sindaci, che le specializzazioni possono essere in un luogo diverso tra San Donà e Porto Guaro, e poi c'è la continuità della chirurgia e della medicina per poter svolgere un servizio. Perché guardate, è molto semplice. Se uno deve operare e c'è, voglio dire, un dipartimento, un reparto di urologia e non lo lasciano usare la sala operatoria, è inutile che voi continuate a pensare che il primario rimanga qua, se non può usare la... Se qualcuno che per andare, se sul piano sanitario c'è scritto 4 per 1000 di posti letto, io sono perfettamente d'accordo, ce ne mancano montagne di posti letto, siamo già, ne avremo bisogno anche di discutere, voglio dire. C'è poi, e chiudo, una disparità storica su scelte tra San Donà e Porto Guaro, che non sono, sono legate a Rizzola, sono legate a Jesolo, sono legate a San Donà, appunto, non a motivazioni particolari. Attenzione, ho letto sulla stampa, non si vuole decidere. Allora, io ho sentito 5 interventi in questo periodo. Quello di Calcino Cazzavara che non è d'accordo, Lega. Quello da Zaccariotto che si è spinta sull'ospedale unico San Donà, Lega. Forcolini, assessore e membro della commissione sulla sanità, che dice che vuole l'ospedale unico. Stivali che dice che non vuole l'ospedale unico. L'assessore regionale dipende dalle giornate, se non coerente con quel piano lì, o meglio, dipende da cosa dicono i suoi amici. Guardi che tutta questa filiera è tutta Lega, eh. Se volete torno indietro, mi trovo Tosi, mi trovo la Marini, mi trovo altri, che sono tutti Lega, tutta la filiera. Allora io vorrei che su questo fosse chiaro, che non vogliamo essere più, a mio avviso, essere presi in giro, vogliamo sapere qual è la programmazione. Noi ci stiamo dentro la formazione, ci stiamo dentro la discussione, ma non prendiamoci in giro, perché le responsabilità sono precise, le competenze della conferenza, le competenze della regione, le competenze dello Stato sono tutte chiare, precise e puntuali. Quindi io veramente faccio un appello a tutti i cittadini che in questa fase di discussione del piano regionale devono dare il proprio contributo, devono dare, mettere il proprio impegno per fare in modo che le soluzioni siano tutte incanalate verso una qualità del servizio e la risposta di salute che c'è sul territorio. E non ho parlato di medicina del territorio, perché sennò sarebbe troppo lungo. Grazie. Ringrazio il sindaco Bertoncello anche perché con il suo intervento è entrato in questioni estremamente dettagliate ed è riuscito a dare anche un taglio politico. Effettivamente pensare che nel bilancio regionale il capitolo sociosanitario assorba l'84% del bilancio regionale e vedere che questo 84% ha come referenti politici esponenti della stessa filiera, penso che questa sia la cartina tornasole, e mi fermo qui, per capire chi è realmente responsabile e chi è colpevole di non aver maturato una posizione coerente in tutti questi mesi. Io adesso do la